La Fondazione di Anna Olivetti ha pubblicato di recente gli atti di un incontro organizzato nel maggio del 2009, nel corso del quale si è discusso il tema delle origini delle corti costituzionali. Le corti costituzionali sono ormai un elemento essenziale dei sistemi democratici in Occidente e non solo in Occidente. Quello che ci è parso importante analizzare sono le ragioni che hanno condotto in diversi paesi, e i paesi che abbiamo considerato sono la Polonia, il Canada, la Germania, la Francia e l'Italia, con degli accenni al sistema democratico inglese, che non conosce in particolare una corte costituzionale, ma altre forme di controllo di costituzionalità. Bene, quello che ci è interessato analizzare sono le ragioni che hanno condotto le classi politiche nel corso delle costituenti che hanno prodotto i sistemi costituzionali in questi paesi, a introdurre un organo di controllo sulle decisioni dei parlamenti eletti. Questo approccio, che è innovativo, perché in genere si studia la struttura e le decisioni delle corti, non le origini politiche di queste istituzioni, ha dato origine appunto a questo volume in cui sono raccolte le relazioni degli intervenienti che hanno aiutato a capire le diverse ragioni che in contesti politici diversi, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno introdotto nei sistemi democratici questi organi che chiamiamo di giustizia costituzionale.